Vi chiamerò Wilson, Vegas, Surry e Anima. Oh mio Dio, no! Non può essere vero, non ci credo. Non fare niente al mio cagnolino. E voilà! Ma non c'è il portale, è una pozza di lava. No, ti prego, non morire. Questa... Ah! No, no! Questa è Epni e bentornati nel 16° episodio della serie di Minecraft Hardcore chiamata So this is Christmas and a happy new year. Come dite? Non è Natale? Ok, scusate. Nell'episodio precedente, ragazzi, avevamo ultimato il nostro mob spawner, quello lì incavato sottoterra. E dopo una serie di sfortunati eventi, ragazzi, l'ho completamente sistemato. Ho messo le tramoggi, ho messo tutto. E adesso dovrebbe essere iper mega funzionantissimo. Infatti noi scendiamo nella chest. Dobbiamo trovare... No, le cosine. Ok, dov'è la carne marcia? Che cosa sta succedendo qua? Perché questa serie è sempre impossessata dal male? Non ne ho la più pallida idea. Probabilmente le tramogge non funzionano, ma chi se ne frega. Siamo a livello 32, il che significa che potremmo decidere di incantare qualcosa per vedere se un libro ci dedica finalmente, non so, un'infinità per l'arco. E io stavo giustamente pensando che se dovessi andare nel Nether a trovare altre due teste di zombie, anzi di scheletri del Wither, perché gli zombie del Wither ancora non esistono, se un giorno poi dovessimo trovare il portale dell'End, faccio il Wither nell'End e mando in culo tutti. Cioè, si ammazzano a vicenda, io non muoio, vinco e la serie è finita, data in pace. Ok, sì, lo ammetto, sono piani un po' particolari, ma poteva starci come idea. Facciamo sto benedettissimo libro e andiamo ad incantarlo subito in modo da sfruttare i nostri livelli. Vi dirò, mi basterebbe anche un Fortuna 3 che poi ce lo mettiamo su un piccone e andiamo a scavare. Porca cagna! Dai così, boom! Indistruttibilità 3. Beh, decisamente non male, perché indistruttibilità può comunque essere utile su un arco, anche se qui ce l'avevamo di già. Non vi ho detto che ho trovato 4 perle d'omega, il che significa, ragazzi, che se ci portiamo della polvere di vampo in questo modo qua, 3, aspetta, non ne serve un altro, e 2, 5, possiamo iniziare a pensare di andare alla ricerca nuovamente dell'Ender Portal. Ragazzi, per quanto possa sembrare stupido, è fondamentale trovare una fortezza dell'End, altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Il che significa che dobbiamo al più presto cercarlo e trovarlo. La mia idea era quella di andare un po' avanti, correre, poi dopo un tot tirare l'occhio d'omega per vedere se la direzione è sempre quella giusta. E quindi di conseguenza di non tirarlo di continuo come un tempo si faceva. I primi due si sono rotti in questo punto qua, quindi io direi di allontanare un pochino verso lontanamente la foresta e poi successivamente di tirarne un altro. Ne abbiamo 5, il che significa che se c'è un quinto di possibilità che si rompano, abbiamo un quinto diviso 5 di possibilità che in qualche modo si riesca a trovare sto dannatissimo portale, questa fortezza. Mi auguro vivamente di sì, anche perché è uno dei prossimi obiettivi da portare a casa. Vedo un lupetto e per fortuna ho le ossa con me. Azza, la faccia del lupetto, mi sa che è più di un lupetto. Allora, tu c'hai il collare, ti ho preso, poi prendo pure te. Tu scendi dall'albero, ma ti sembra il modo di stare lassù in cima? Bravissimo, vieni. Ragazzi, facciamo la mandria di lupi, oh mio Dio. E ora voglio vedere chi ci ferma. Cioè, se anche nella notte dovessimo rimanere fuori, devastiamo chiunque. L'unico problema è che non ho del cibo per voi, invece sì, c'ho le bistecche. Dai ragazzi, seguitemi. Vi chiamerò Wilson, Vegas, Surry e Anima. Così la squadra è al completo. Secondo me stiamo andando nella direzione giusta, il che significa che adesso da qua sopra tirerò un occhio. Che è andato di qua... indietro, veramente. Questo significa che forse la fortezza è nel mezzo. Per me tutti, ragazzi, potrebbe essere una scoperta allucinante. Dobbiamo immediatamente tirare di nuovo l'occhio. Oddio, dov'è? Dov'è l'occhio? Ok, qua giù, è qua giù. Visto, sopra l'albero. Donna, oh, c'è una predisposizione per mettersi nei punti strani, eh. Non dirmi che è sott'acqua. Vai, Ender Eye, è nell'acqua. Ok, vieni qua. Vieni qua. Oh, cazzo, ragazzi, ho perso l'occhio. Ho perso un occhio, maremma cane. Allora, un attimo di calma, eh. Se noi arriviamo qui e lo tiriamo, dov'è che va? Qua sotto! Oh mio Dio! Datemi una pala! Che cosa ne vuoi fare? Guarda i cani che si puliscono l'acqua! Non l'avevo mai vista sta roba! Scendi giù sottoterra, Step! Oh mio Dio, si trovi il portale! Non mi meraviglierei che fosse sott'acqua, eh! Ogni volta tanto va a finire così, anche nella serie quella lì alla ricerca dell'Ender Dragon. Dove sei, piccolettino? Tanto ti vengo a prendere, sarebbe veramente assurdo, perché abbiamo già 4 Ender Eye e con altri 7 possiamo completarlo, sperando che non si buchi come nella Super Cube Survivor e quindi lo prendiamo in tasca.
L'unico problema è che io potrei scendere per chissà quanto senza capire se veramente è sotto di me. Forse avrei dovuto farmi uno scavo sotto ai piedi e scendere piano piano. Non lo so, ragazzi. Oh mio Dio, no! Non può essere vero, non ci credo. No, ragazzi, non ci posso. Questo non può essere altro che il culo più culo della storia dei culi. C'è una fortezza dell'Anna accanto a casa. Allucinante. Adesso dobbiamo solo esplorare. E io adoro esplorare le fortezze perché uno, sono tipo dei labirinti, e due, contengano il portale. Sempre, per sempre, per forza, perché l'Enderai mi ha portato qua. Ragazzi, lo troviamo, lo troviamo. C'ho anche tutti i lupetti che mi aiutano, quindi non sono da solo. Cos'è sta scalinata? Oh mio Dio. Sembra anche bella grossa come fortezza. E magari potrebbe pure fornirmi, non lo so, delle chest come quella laggiù. Aspetta, che ammazzo sto creeper del cavolo. Grazie. Diamanti? No, niente diamanti. Però dei gambali in ferro che potrei mettermi, perché non ho l'armatura. Grande step, complimenti. E della luce. Qui ci sarà la lava, assolutamente lava. Non mi piace qui, no. Torniamo indietro, ragazzi, ci stiamo allontanando. La fortezza è qua e noi dobbiamo esplorare qua. Attento cane, non fare niente al mio cagnolino. Ok, ci siamo. Dobbiamo scendere probabilmente. Passiamo un attimo da qua. Anche se mi sembra un po' strano e chiuso, c'è un collegamento. Un altro creeper, madonna, solo creeper qua sotto. Però ci siamo, sento che siamo vicini. Siamo saliti da qui e siamo andati verso il giù. Se vado verso il su, trovo altre stanze. Ci sarà un momento in cui dovremo per forza incrociare delle librerie. Quindi siamo nel punto giusto, ragazzi. Mi sembra veramente assurdo. Cioè, se io trovo il portale dell'Ender nell'arco nel 16° episodio, voglio un pollice in su immediatamente. Ma perché siete rimasti solamente in due? Che cosa è successo agli altri? Che siete in tre? Perché Wilson non c'è più. Ecco qual è la triste realtà delle cose. Dai, dove caspita sei nascosto? Ripercorriamo le cose con calma. Noi siamo scesi esattamente da qui. Da qui ci si creano varie strade. Qui c'è un pulsante. Oh mio Dio, fermo. Vuol dire qua dietro c'è una porta. Sono un genio. Ma cos'è sta roba? L'hanno messo tipo a troll. Madonna, se non c'è il portale, quanto sclero. Oh, silverfish! Ci siamo, ragazzi! Se ci sono i silverfish vuol dire che ci siamo. Sento della lava. La lava vuol dire portale. Dove diavolo è? Eccola! È sopra di me! Ok, calma. Ci siamo, è solo questione di secondi e ci abbiamo raggiunto il portale. Quella lava? E porca di quella cagna! Maledetti silverfish, lo so che ci siete qua, il vostro spawner è in questa zona. Dobbiamo solamente salire, dai, ce la possiamo fare. Ah, qua sopra c'è la lava, ad un palmo dal mio naso probabilmente. Eccola, trovata! E voilà! Ma non c'è il portale, è una pozza di lava. Ma che fregatura, ma non va bene così. Ehi, piccoletto, tutto bene? Vediamo un po', se troviamo altri collegamenti. Ora spacco tutto senza paura. Ritiro quello che ho detto prima. Odio i labirinti per trovare il portale. Perché adesso non capisco se è un fake, perché non è detto che nella fortezza ci sia per forza il portale, eh. Molto spesso è così, ma può anche capitare di no. No! Mio Dio, raga! No, ragazzi, abbiamo rischiato troppo. Cioè, potevo morire! Stephanie poteva morirci! Finiva la serie senza aver trovato il portale. Vi rendete conto di che fail stavo per fare? Oh mio Dio, dai, collegamento. Ma dove cazzo siamo? Dobbiamo stare attentissimi. Non capisco perché i lupi non mi stanno per niente aiutando. Cavolo! Allora, qui c'è una prigione. Vediamo se al piano di sopra c'è qualcosa. Ok, sembrerebbe esserci una stanza. Saliamo. Non c'è creeper. Siamo dove prima, dove c'era la chest. No, questa è un'altra chest. Questa è un'altra, guardate, c'è l'elmo. Molto bene, secondo me dobbiamo andare di qua. O di qua, oppure di qua. Dai, non tenerla così tanto nascosto. Lo voglio. Oh, oddio, scusa. No, mi dispiace. No, ti prego, non morire, ti prego. Non l'ho fatto apposta, lo giuro. Aspetta, ma ho dell'acqua? No, non ce l'ho l'acqua, meno male non è morto. Stavolta però è la strada giusta, eh. È che mi hai spaventato, cane, non me l'aspettavo. Guardate il pipistrello porta per forza da una parte buona. Boom! Ecco, grandioso, un vicolo chiuso. Si è rotto pure il piccone, mi è rimasto solo il piccone di diamante, un 175 utilizzi. Io lo so che ci sei. No, attenti, non andate dal creeper, pazzi! Cioè, i cani che sono degli psicopatici. Comunque ho trovato il collegamento del portale. Oddio, ci siamo! C'è la fontana! Dov'è la fontana? Di solito c'è. Ho sentito morire un cagnolino. Poverino. Ma dove stiamo andando? Ok, ci sono lì. Laggiù, secondo voi, prosegue? Trova il canyon che porta al portale, dicevano. Sarà divertente, dicevano. Non ci posso credere, sto impazzendo perché non trovo il portale. Cioè, io ci sono, ma non c'è. È allucinante sta roba. Per la cronaca sono nuovamente a livello 30, Che significa che possiamo incantare ancora un libretto. Non lo troveremo mai, non c'è. Ah, potete stare tranquilli, finché non l'ho trovato io non esco da qua. Abbiamo bisogno di un paio di torce.
Trasforma. Qui c'è la fontana. Siamo andati da un lato e non c'era. Oddio, spawn di scheletri. Altra targhetta, dei materiali. Uno scheletro che rompe le zebedei. Anche i CD, la madonna. Ho portato anche il cuoio, non so per quale motivo. Però c'è un secchio. E un secchio è una cosa molto buona, perché finalmente posso prendere l'acqua che fino ad ora non avevo. Perché io vado ad esplorare senza le giuste cose, ma va bene. Prendi il CD, mettetelo da parte. La targhetta potrebbe servirci. Le tre targhette servono per dare i nomi ai cani. È perfetto, ragazzi, cioè sembra fatta apposta. Eccolo. Eccolo, me lo sento, raga. Me lo sento, ci siamo. Ci siamo per forza. Cos'è quest'acqua qua? Mi sa che serve un idraulico. C'avete le perdite in casa, ragazzi. Ma io ho 50 torce da parte, non l'avevo visto. Si scende ancora, Mi sono perso praticamente. Va bene che basterà tornare in superficie. Ho capito, cavolo. Portalino. Non è che può darmi qualche indizio. Perché io ho paura a tirare l'occhio d'Omega. E se si rompe lo prendiamo in tasca. No, no, stanno prendendo. No, è morto. No! Che cazzo saltate dove c'è la lava? Brutti psicopatici! Vai a buttare l'acqua là sotto, va? Almeno leviamo una volta per tutte il problema. Nulla di nulla di nulla. Penso di odiare veramente sta cazzo di mappa. Dove caspita devo andare? Ah, qui c'è una scala. Qui è buio. Oh, qui è buio, ok. Qua giù non ci siamo stati. Pipistrello, scusa, non l'ho fatto apposta. Luce. Ci siamo. Oh, ci siamo! Ci siamo! Oh mio Dio! Sacchi di pulci, morite! Spaccalo subito, un altro. Ah! No! Mi lavo! Aiuto, spaccalo, 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 fottitene! Vaffanculo, il portale è trovato! Oh mio Dio, ragazzi, non mi sembra vero! Oh mio Dio, abbiamo trovato il portale dell'End, c'è già un occhio! Questo significa che con questi quattro ce ne mancano veramente pochi! Allora, tappati qui, perché non vorrei rischiare che qualcuno ci lanciasse sotto nella lava. Metti un po' di torce in qua e là. Ragazzi, abbiamo trovato il fottutissimo portale, non ci posso credere. Allora, mangia un po' di carne di pecora. Iniziamo a mettere gli occhi. Allora, mettiamone uno qui, uno qua e uno lì. Ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 occhi e possiamo andare nell'End. Però prima dobbiamo trovare le due teste del Wither. Così andiamo nell'End, facciamo il Wither, li facciamo combattere, vinciamo la mappa. E ovviamente prima dovremo anche prepararci psicologicamente e fisicamente con tutti gli oggettini del caso, ovvero l'armatura di diamante, l'arco con infinità, una spada potente, sì, tante cose. Non ci posso credere, ragazzi, l'abbiamo veramente trovato. Adesso sto facendo un percorso che colleghi in superficie direttamente con il portale, così ogni volta non devo ributtarmi nel labirinto più totale del mondo. Ma pensa te che l'abbiamo trovato sul serio. Cioè, non avrei mai pensato di trovarlo in questo episodio. Pensavo, boh, di esplorare il mondo ancora per tanto, tanto tempo. Comunque, non mi sto assolutamente lamentando, anzi, meglio così. Sono proprio contento e spero siate contenti anche voi. Questo episodio si merita minimo 30.000 mi piace, cioè, obbligatoriamente. Tappa per bene tutto qua intorno, così possiamo farci una scala sicura. Io sento tipo acqua ovunque, cioè, siamo praticamente circondati da lava, mi sa. Sento acqua, ma siamo circondati da lava. Step, mi sa che sei un po' confuso in questo momento. Ci siamo. È solo questione di tempo. O almeno penso, perché se poi stiamo scavando all'interno di una montagna risaliamo nel 2000 mai. O così che caddero dal cielo 10 creeper, fecero implodere step e la serie finì male. Cioè, ma pensate il caso. Cioè, ragazzi, ce l'avevo accanto a casa sin dall'inizio. Non l'ho mai saputo. È veramente assurda come cosa. Comunque, per la cronaca, mi sa che ho perso tutti i cani, che sono morti, vabbè. Sono stati usati come sacrificio. Bello. Si è rotto l'ultimo piccone che avevo. E non ho il legno per farmi un crafting. Are you fucking serious? Ragazzi, mi rifiuto di continuare. Questo episodio termina qua. Spero veramente che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate come dannati. Nel prossimo episodio, ovviamente, cercheremo di completare le ender per poi di farci un bel inventario. Se vi è piaciuto, ragazzi, pollice in su. Se volete iscrivervi al canale, ci vediamo nel prossimo video. Seguitemi su Instagram e su Facebook. Link in descrizione qua. Se è tutto. Bye!